paragonato, e vedremo che molte in effetti sono le analogie tra la vicenda biografica di Vanini e quella di Bruno, che come è stato ricordato Vanini è morto 19 anni, è stato ammazzato 19 anni dopo Giordano Bruno. E la vicenda biografica di Vanini inizia nel 1585 a Taurisano, in provincia di Lecce. I Vanini in realtà non erano di Taurisano, ma erano toscani. Il papà di Giulio Cesare, Giovanni Battista, lavorava come intendente presso la nobile famiglia mercellese di Arborio di Gattinà, che ereditarono a metà del Cinquecento la contea di Castro, che comprendeva anche il feudo di Taurisano, e quindi si trasferirono lì, appunto a metà del Cinquecento, negli anni 50 del Cinquecento. Giulio Cesare nasce appunto nel 1585, nel gennaio, primogenito, avrà un fratello nel 1591 di nome Alessandro. Sottolineo questo aspetto perché per molto tempo invece si è pensato che Giulio Cesare fosse il secondo genito per un episodio che segnerà la sua vita. Infatti la vita di Vanini si svolge prevalentemente per la prima metà, lui abbiamo sentito morirà giovanissimo a 34 anni, trascorre circa 16 anni nel Salento, quando poi nel 1601 si trasferisce a Napoli a studiare legge. A Napoli nel 1603 entra nell'ordine dei Carmelitani, e appunto per molto tempo gli studiosi hanno pensato che questa fosse una scelta dovuta in quanto figlio cadetto, ma poi negli ultimi anni si è scoperto invece che lui era il primogenito, e oggi gli studiosi sono concordi nel sostenere che questa fu la sua una scelta autentica, sincera. Nell'ordine dei Carmelitani, Vanini di Napoli, Vanini resta fino al 1610, quando si trasferisce a Padova per approfondire gli studi teologici e filosofici. Il mio ultimo volume utilizza una metafora, ecco, che è quella, se volessimo fare ricorso a una metafora cinematografica, ecco, il primo tempo della vita di Vanini si fermerebbe qui. Il secondo tempo della vita di Vanini, quello più ricco di colpi di scena, più avvincente, e ricordo che c'è un noto regista nazionale, Filippo Vendemiati, che ha scritto una sceneggiatura, noto per aver realizzato il documentario su Filippo Aldrovandi, su Federico Aldrovandi, ha tratto dalla vita di Vanini una sceneggiatura per un film. Ecco, la seconda parte del secondo tempo della vita di Vanini inizia idealmente nel 1612, anno in cui improvvisamente, noi non abbiamo alcun tipo di documento al riguardo, Giulio Cesare Vanini e il suo confratello Giovanni Maria Ginocchio vengono colpiti da un provvedimento disciplinare che li impone una sorta di esilio nella sperduta terra di lavoro. Noi abbiamo il testo di questo provvedimento, ma non sappiamo il motivo per cui fu emanato. A emanarlo fu il priore generale dell'Ordine dei Carmelitani, Enrico Silvio. In tutta risposta, i due frati, invece di obbedire e quindi di tornare nel mezzogiorno d'Italia, decidono di prendere contatto con l'ambasciatore inglese a Venezia, Daniel Carton, e organizzano una fuga in Inghilterra, dove cercano riparo e in cambio della protezione degli inglesi e anche di una pensione e della possibilità di continuare i loro studi, abiurano il cattolicesimo. L'ambasciatore Carton sceglie i due tra una serie di apostati, noi sappiamo dai documenti che c'erano circa 20-30 frati nelle stesse condizioni di Vanini e Ginocchio che cercavano protezione in Inghilterra, furono scelti questi due, loro due, perché a detta dell'ambasciatore, e disponiamo di una serie di lettere molto interessanti su questo, i due erano particolarmente brillanti, intelligenti e avevano una notevole
preparazione teologica e filosofica, soprattutto Vanini, va a sapere, l'ambasciatore. L'ambasciatore organizza dunque una fuga, che qui potete vedere, abbiamo fatto una piccola ricostruzione, e quindi attraverso Milano, nel giugno del 1612, raggiungono Londra. A Londra Vanini e Ginocchio vengono accolti dall'arcivescovo di Canterbury, una vecchia conoscenza di Giordano Bruno, lui che disse di Giordano Bruno ha il nome più lungo del suo corpo, perché a differenza di Vanini Giordano Bruno come nome era piuttosto basso, e l'arcivescovo crede che Vanini possa tornargli utile e condurre una feroce propaganda anticattolica, e quindi lo ospita nella sua residenza, l'attuale residenza dell'arcivescovo di Canterbury, Lambeth Palace, mentre invece l'arcivescovo di York. I due, siamo nel giugno del 1612, a distanza di un mese, nel luglio del 1612, i due abbiorano formalmente il cattolicesimo e abbracciano la religione anglicana. Durante la cerimonia è presente anche Francesco Rocco, in veste di procuratore del re. Inizialmente, e lo testimoniano una serie di lettere, devo precisare che i documenti sulla vita di Giulio Cesare Vanini e le testimonianze non sono moltissime, possiamo contare su circa 200 documenti, di cui solo 6 autografi e circa una sessantina di testimonianze, quindi soprattutto la prima parte della vita di Vanini è molto difficile da ricostruire. Il periodo su cui possiamo contare un certo numero di testimonianze di materiale, senza dubbio è quello inglese, dove ci sono molte lettere di Carton con altri intellettuali suoi contemporanei, si parla spesso di Vanini. E sappiamo che tra il 1612 e il 1613 Vanini e Ginocchio godono di una certa fiducia da parte degli inglesi, di una certa ammirazione. Ricordo che quando arrivano a Londra, il più vecchio di due Vanini è solo 27 anni, ma in realtà ci sono molte le aspettative nei confronti di questi due fratelli che dovrebbero confutare il Bellarmino, dovrebbero confutare le tesi del Concilio di Trento, e vengono immediatamente messi al lavoro e messi nelle condizioni di poter studiare e di poter approfondire tutta una serie di tematiche teologiche. Sta il fatto però che dopo un periodo di relativa tranquillità in cui i due attraverso delle lettere si dicono molto soddisfatti della loro scelta, molto felici, dopo questo periodo però si rendono conto di essere sempre più messi in isolamento, sempre sospettati, in qualche modo, sì, in effetti loro erano stati accolti in una certa maniera, però c'era molta diffidenza nei confronti di questi personaggi che per motivi di comodo spesso passavano da una fede all'altra e molto spesso ritornavano alla precedente. E quindi, dato che nel frattempo la Chiesa era venuta a conoscenza della fuga di questi due fraticelli, soprattutto il Santo Uffizio, e si era messo sulle loro tracce, c'era tutta una serie di condizioni per cui i due venivano spesso pedinati da personaggi molto vicini all'arcivescovo, oppure le opere che leggevano venivano spesso sequestrate. E c'erano tutta una serie di stratagemmi di cui Vanini era corrente e che in qualche modo gli fecero cambiare idea sulla situazione che fino allora aveva vissuto in Inghilterra. Tant'è che nel 1613 rinizia a riprendere contatto con il mondo cattolico. Scrive una lettera a Paolo V, alla Santa Inquisizione, in cui chiede formalmente di essere riammesso insieme alla Chiesa Cattolica. Questa lettera viene fatta arrivare tramite un certo gruppo di italiani che si raggruppava intorno alla Chiesa degli Italiani, la Chiesa dei Merciai, ma a distanza di qualche mese l'arcivescovo scopre questo piano segreto
di Vanini di fuggire dall'Inghilterra. Inizialmente il Papa acconsente a far entrare due e a concedergli perdono, e alla fine incarica l'ambasciatore spagnolo in Inghilterra, Diego Sarmento de Acuña, per occuparsi di far rientrare i due. Il piano viene scoperto dall'arcivescovo, che fa arrestare immediatamente il paese in ginocchio, siamo nel 1614, e fa rinchiudere inizialmente nella sua dimora, in due celle della sua dimora, Lambeth Palace. Ginocchio, dopo 15 giorni di carcere, riesce a fuggire annodando delle lenzuola dalla Norton Tower con l'aiuto dell'ambasciata spagnola. A quel punto l'ambasciatore preleva Vanini dalla Lambeth Palace, considerato poco sicuro, e lo rinchiude nel carcere pubblico, la Gatehouse. Lì Vanini resta per 49 giorni e sappiamo da un passo di una delle sue opere che addirittura meditò quasi del suicidio, parla di un periodo di grande martirio, probabilmente è stato anche torturato. Sta di fatto che però l'ambasciatore spagnolo, forse con la complicità di Giacomo I di Inghilterra, riesce a corrompere i carcerieri di Vanini e riesce a farlo fuggire. I due, Vanini e Ginocchio, si rincontrano all'ambasciata spagnola e rientrano immediatamente sul continente. Passano prima da Bruxelles, dove li accoglie Guido Bentivoglio, nunzio apostolico delle Fiandre, e poi immediatamente vengono trasferiti a Parigi dal nunzio Roberto Bambini, che si deve occupare di far entrare i due in Italia, perché questo è l'ordine di Paolo Pinto. I due devono immediatamente entrare in Italia. Non devono scrivere nulla, qualunque cosa deve passare da Guido Bentivoglio e da Roberto Bambini. Vanini decide di rientrare in Italia. Si ferma a Parigi, il nunzio apostolico lo convince che è il caso di ritornare a Roma, ma prima di rientrare a Roma si ferma a Genova. I due sono sostanzialmente convinti di ottenere questo perdono papale. Sta di fatto però, a Genova il loro soggiorno si protrae più a lungo di quello che è previsto. Vanini fa precettore di un rampollo della famiglia Doria, mentre Ginocchio rientra nella sua città natale, che è la Chiavari. A distanza di qualche mese, però, improvvisamente l'inquisitore di Genova fa arrestare Giovanni Maria Ginocchio. E questo fatto scandalizza Vanini. Vanini è molto turbato da questo arresto, perché era convinto che le cose si sarebbero messe in maniera molto più tranquilla e pacifica. E rispetto a questo arresto decide di ritornare a Parigi e chiedere ragione a Roberto Ubaldini. Ubaldini non è molto chiaro, non gli dà delle risposte convincenti, e Vanini a quel punto si trasferisce a Lione e lì scrive quella che poi sarà pubblicata a distanza di un anno, che è la sua prima opera, l'Anfiteatro di Pietro di Providenza, opera che tra poco vedremo in edizione originale, stampata a Lione nel 1615. Vanini spera che questa opera possa in qualche modo valere come testimonianza del suo rientro all'interno delle fila cattoliche. Poco prima aveva fatto un ulteriore tentativo, che però non era andato bene. Aveva scritto infatti un'opera dal titolo Apologia al Concilio Tridentino, che doveva essere appunto una difesa delle tesi del Concilio di Trento, da pubblicare con il benestare del Santo Uffizio. Questo avveniva un anno prima, nel 1614. Quest'opera però non c'è pervenuta. Sappiamo che Ubaldini aveva chiesto a Vanini di inviarla a Paolo V e al Santo Uffizio e di possibilmente consegnarla anche di persona, ma Vanini non si era sentito andare a Roma, quindi
quest'opera non sappiamo bene dove sia dovuta finire. Sta di fatto che arriva la pubblicazione della prima opera, che dovrebbe rappresentare l'occasione per il definitivo rientro in Salvatore Cattolico, ma la reazione della Chiesa rispetto a quest'opera, sebbene sia stata pubblicata con il benestare dell'Inquisizione e della censura, è piuttosto tiepida. Nuovamente a Vanini e a Cinocchio, che nel frattempo agisce ancora in prigione, viene intimato di rientrare a Roma, ma Vanini a quel punto decide di rompere con il mondo cattolico e fugge a Parigi. A Parigi, a quel punto, parliamo di una capitale europea dove la libertà di pensiero e forse ai livelli massimi consentiti, è la capitale del libertinismo, degli spiriti liberi. Ricordo che Mersenne, l'interlocutore di Descartes, dichiarò in una sua opera che a Parigi, all'epoca a Parigi contava circa 200-250.000 abitanti, ci sono 50.000 atei mascherati, atei non dichiarati. Erano i cosiddetti libertini che facevano proprio il motto di Cremonini, intus ut liber, foris ut moris est. Cioè, le tue idee, le tue convinzioni, tienile per te, nella tua coscienza, poi al di fuori, nel pubblico, adattati ai costumi, adattati alle credenze, adattati alle tradizioni. E secondo appunto questa stima, cioè, infatti non sappiamo su quali basi di Mersenne, erano addirittura 50.000 vestiate mascherati. E Vanini riesce a entrare attraverso una serie di conoscenze, tra cui quella del maresciallo di Bassompierre, a cui dedicherà gli Admirabis, che era uno dei 17 signori più influenti di Francia, riesce a entrare nell'ambiente di corte. Lì viene inserito in tutta una serie di ambienti filosofici molto, di personaggi molto sospetti di libertinismo, di miscredenza, e lì forse trova l'ambiente giusto per pubblicare la sua seconda più famosa opera, il cui titolo in italiano recita I meravigliosi segreti della natura, regina e dea dei mortali. Un'opera pubblicata il 1 settembre del 1616 e che nel giro di qualche giorno diventa quasi un bestseller. La prima tiratura va esaurita in pochi giorni, l'opera viene approvata dalla censura, ma quello che in qualche modo insospettisce la censura è che tutti quelli che la comprano, che l'acquistano, che la leggono, appartengono tutti a questi ambienti sospetti di ateismo e di libertinismo. E questo sospetto è talmente forte che l'opera viene, a distanza di un mese, ritirata dal mercato e riesaminata. Ora, quando i due censori che l'avevano esaminata la riprendono in mano, ci sono varie tesi su questo, però si accorgono sostanzialmente che l'opera non era quella che Vanini aveva consegnato in un primo momento. Probabilmente aveva inserito un quarto libro non previsto, o comunque aveva utilizzato tutta una serie di stratagemmi per cui in apparenza una lettura superficiale l'opera sembrava dire certe cose, poi invece rileggendola ci si accorgeva che il contenuto era totalmente diverso. Oggi, a distanza di molti anni, questi stratagemmi sono stati decodificati e vengono denominati contesti protettivi. Cioè Vanini ha utilizzato tutta una serie di stratagemmi per nascondere le sue vere idee. Uno di questi è la forma dialogica della sua seconda opera, che a differenza della prima, che è un trattato più accademico, diciamo così, più specialistico, la seconda è un dialogo, dove però i protagonisti, che hanno i nomi di Vanini e di suo fratello, cioè Giulio Cesare e Alessandro, non corrispondono a due visioni del mondo diverse, ma si confondono in maniera tale
Per cui a volte quando Alessandro porta avanti delle tesi piuttosto spinte o che lasciano insomma, perplessi rispetto a quelle che sono le indicazioni della Chiesa, Giulio Cesare non è confuta, ma invece sembra quasi corroborare queste tesi. Poi vedremo magari qualche esempio. Un'altra tecnica che utilizza Marini per nascondere le sue idee sono questi incontri con degli atei di cui lui racconta in quest'opera. Ogni tanto uno dei due protagonisti dichiara di aver incontrato un ateo, il più celebre ad Amsterdam, e questo ateo che cosa fa? Gli dice tutta una serie di cose terribili, che Cristo in realtà era un impostore, che Satana è più potente di Cristo, che la religione in realtà è un inganno, sono favole al servizio dei potenti e dei principi. E poi l'interlocutore che dovrebbe poi ingannare lo spirito della Chiesa e che dovrebbe demolire queste tesi, in realtà dice: ah, ma tu sei risposto? Ah, ma io ti ho detto che andrai sicuramente all'inferno. Cioè, sostanzialmente non confuta queste tesi. È un modo per far veicolare delle idee che all'epoca non potevano circolare, che invece Marini fa circolare attraverso tutti questi stratagemmi. La censura se ne accorge non subito, ci mette un po' di tempo per decifrare tutti questi trucchetti utilizzati da Marini. Sta di fatto che però intanto sequestra l'opera e immediatamente si mette alla ricerca dell'autore. I potenti amici di Marini gli consigliano una scelta molto azzardata. Lo fanno trasferire a Tolosa, che era qui lo possiamo vedere, che era insomma la capitale forse del fanatismo religioso, dove c'era un tribunale molto attivo, insomma era un posto poco raccomandabile per personaggi come Marini. Ma la scommessa era proprio questa, nessuno penserà che un personaggio così si è andato a nascondere proprio nella tana del lupo. Lì Marini può contare sull'amicizia di un altro personaggio molto potente, il conte di Cremati, che lo ospita nella sua casa e sotto mentite spoglie lo presenta come Pomponio Cuscito, forse un astrologo, non si capisce bene che tipo di ruolo avesse questo personaggio, un precettore di suo nipote, le testimonianze sono varie. Sta di fatto che quando Marini arriva a Tolosa, questa strategia funziona per un certo periodo, quindi lui riesce mentre il Sant'Uffizio è ancora sui suoi passi, lo cerca, da Londra lo cerca, lo cerca da mezza Europa, riesce a nascondersi a Tolosa. Improvvisamente però i fatti precipitano, perché a Tolosa, dopo circa un annetto dal suo arrivo, arriva una denuncia anonima contro questo strano personaggio, contro questo strano conosciuto, il 2 agosto del 1618, è una denuncia di sospetta magia, e per cui questo compone uscito viene immediatamente arrestato. Non sappiamo che tipo di denuncia fosse, chi l'avesse fatta, non abbiamo nulla. Sappiamo solo che per il tipo di denuncia la pena prevista non era la pena capitale. Carcere, forse la frusta, la gabbia di ferro, ma comunque non la pena capitale. Viene arrestato dai capitoli, era una specie di consolato, di pretura, forse oggi. Dopo 3 giorni dall'arresto, però, non sappiamo come mai, l'accusa cambia, diventa ateismo, che era la peggiore accusa che potesse essere rivolta all'epoca, perché era un'epoca in cui vigeva la monarchia del diritto divino, quindi l'ateismo non era semplicemente un crimine religioso, ma era anche e soprattutto un crimine politico, che è questa pena prevista. L'imputato a questo punto viene trasferito al Parlamento di Tolosa, che si deve occupare di questo processo.
inizia un processo che poi durerà 6 mesi. Su questo processo non sappiamo praticamente quasi nulla. L'unica cosa che ci resta è una trascrizione frettolosa e lacunosa della condanna a morte. È un processo che indubbiamente ha avuto una serie di interrogatori, Barini è stato messo a confronto con dei teologi, c'è stato probabilmente un equivoco di fondo tra Giulio Cesare Barini e Pomponio Scipio, forse si è capito dopo che l'autore che avevano preso non era semplicemente questo personaggio, questo sconosciuto Pomponio Scipio, ma il temutissimo Giulio Cesare Barini. Addirittura qualcuno ha pensato che Giulio Cesare fosse il nome di battaglia, come l'imperatore andò a conquistare la Francia, così questo nuovo Giulio Cesare voleva conquistare la Francia, il verbo e l'ateismo. Ci sono varie tesi. Sta di fatto che non si riusciva a trovare un testimone contro Barini. Il processo ha conosciuto una lunga fase di stampa. Per cercare di trovare un testimone si fece ricorso anche a quella pratica del monitorio, cioè i sacerdoti di Tolosa, finita la messa, per 4 domeniche consecutive, chiedevano ai presenti: è stato arrestato questo personaggio, accusato di questo e di quest'altro, se qualcuno di voi sa qualcosa, parli, altrimenti io vorrei leggervi piccolo estratto di questo monitorio perché è molto caratteristico. Questo monitorio originale è, insomma, per far capire che tipo di minacce vengono rivolte ai poveri fedeli. Vi leggo un minuto questo estratto del monitorio originale. In nomine Patris e Filii e Spiritus Sancti. Io per l'autorità che mi ha concesso il magnifico, illustrissimo e reverendissimo Monsignore Vescovo di Tolosa, da parte dell'Onnipotente Dio e della sua gloriosa Madre Vergine Maria e di tutti gli altri santi del cielo, come suo indegno ministro, scomunico, anatemizzo, bestemmio e maledico, intermissarum solenni a tutte quelle persone, figlioli di iniquità, di quali avessero udito l'italiano lucidio, pronunziare parole blasfeme contro la divinità e non lo rivelassero. Pertanto oggi venga l'ira di Dio sopra questi figlioli di iniquità. Non possano mai aver riposo né arrabbio alcuna. Tutte le orazioni o opere buone che hanno fatto o che faranno li siano sempre in contrario. In tutto il tempo della loro vita possano andare mendicando per via e non possano mai trovare bene alcuno, né persona che abbia pietà né compassione. Siano maledetti e bestemmiati i frutti, tutte le cose che mangeranno, il mangiare e il bene che si faranno li siano sempre maledetti, abbiano in ogni tempo fame, sete e freddo e caldo e tutti i venti siano per loro vampe di fuoco, vi sia bestemmiato il terreno che li sosteneva, dovunque andranno, staranno, dormiranno, siano sempre scomunicati e bestemmiati ed in loro compagnia siano i 7 spiriti dell'inferno e da oggi innanzi siano cassati, annullati e scacciati dal libro della vita eterna, come scomunicati e ribelli da nostro Signore Dio. L'ira di Dio dei santi e delle sante sia sempre sopra di essi e le loro case restino deserte, e non vi resti pietra su pietra, in tutti i tempi della loro vita abbiano infermità, carestia e fame, e nessuno abbia misericordia di essi, e sempre vadano rabbini e dementi, rifiutati e scacciati da ogni persona, e per segno dell'ultima maledizione della morte se ne vogliono suonare le campane. Per infinita seguo a sicuro lontano. Questo è monitorio originale e per 4 settimane consecutive, questo è solo un estratto, nelle chiese di Tolosa è stato fatto questo appello per far saltare un testimone, ma malgrado questo nessun testimone. Improvvisamente, dopo appunto 6 mesi di stallo, spunta un testimone, un tale signore di Franconi, un rampollo di una nobile famiglia tolosana, che dichiara di aver un giorno ospitato nella sua casa questo personaggio, e questo personaggio inizialmente era una persona, faceva discorsi molto
dotti, molto eruditi, ma poi iniziò a bestemmiare contro la sacra umanità di Cristo, iniziò a pensare delle cose incredibili. Quindi io l'avrei voluto uccidere, ho messo la mano sul mio pugnale, ma poi eravamo soli e non volevo magari passare del torto, e quindi l'ho denunciato. Questa testimonianza deciderà di fatto l'esito del processo Vanini. In base a questa testimonianza, Vanini sarà condannato a morte. Anche in base al principio testis fumus, che è ancora in vigore. Quindi, una volta venuta fuori questa testimonianza, il povero Vanini, 34 anni, viene prelevato dal carcere dopo qualche giorno, e qui dirà una frase su cui tutte le testimonianze sono concordi. Al carceriere, quando andava a prelevare dal carcere, dopo 6 mesi di carcere duro, dove aveva subito anche delle torture, dirà: andiamo allegramente a morire da filosofo. Lo prendeva dal carcere, gli fa indossare un camice bianco, una scritta ateo investigatore del nome di Dio, viene posto su un carro, trainato dai cavalli bianchi, fa tutto un percorso per l'estate di Tolosa e poi finalmente davanti alla porta di una famosa chiesa si rifiuta di chiedere perdono a Dio, a re e alla giustizia, e a Tolosa, in una piazza, Plaza Salerno, di oggi tra l'altro porta il suo nome da qualche anno, gli viene strappata la lingua perché è accusato anche di bestemmia e viene bruciato, strangolato e bruciato. Qui finisce la vita, tragicamente, la vita di Giulio Cesare Vanini, ma inizia in qualche modo la sua fama. Vanini è stato considerato l'aquila degli archi, soprattutto nel 600. Le sue opere, di Admirandis in particolare, pochi mesi dopo il robo saranno messe all'indice. Di Admirandis è stato messo all'indice, forse addirittura bruciato pubblicamente, su questo non c'è certezza, e attraverso tutta una serie di studi successivi finalmente sono state decifrate queste opere così strane, perché apparentemente apologetiche, dichiaratamente apologetiche. La prima si intitola L'anfiteatro della provvidenza, quindi si propone di dimostrare che esiste un Dio, che è provvidente, che nei miracoli delle sacre scritture si può credere. Due opere appunto raccomandate dai censori, poi invece si rivelano, dirà qualcuno qualche anno dopo, le opere più blasfeme mai scritte da mano umana. Ecco, cosa dicono queste opere, soprattutto quelli Admirandis? Ecco, il tema, faccio una premessa, Vanini, visto che si parla di questa scienza e di filosofia, Vanini non ha degli strumenti tali da poterlo considerare un precursore della scienza, oppure un filosofo in grado di dare un contributo di un certo livello all'evoluzione scientifica. Gli manca la matematica, gli manca la concezione della scientifica, la prova sperimentale, ha molte lacune. In qualche modo però ha dato il suo contributo attraverso quello che è stato definito il suo razionalismo radicale, cioè un pensiero che ha gettato le basi per probabilmente il meccanicismo, il materialismo posteriore. In Vanini la frattura tra fede e ragione è fortissima, prova è radicale. Vanini nelle sue opere distrugge tutte le forme di trascendenza, di soprannaturale. Allievo di Machiavelli, questo definisce la religione semplicemente uno strumento di potere, al servizio della politica e dei principi. Non crede nei miracoli. I miracoli per Vanini sono solo o eventi, diciamo così, ultrarari, che oggi al momento la ragione non può spiegare, ma che in futuro potrà spiegare, o imposture. Imposture che servono a conservare il potere. Non crede
del creazionismo, della creazione. Per Marini è impossibile la creazione, sia perché la creazione implica un movimento in Dio che invece è immutabile, sia perché il passaggio tra infinito e finito per Marini non si può dare. Per Marini il mondo è eterno e il mondo è fatto di materia e di movimento. In lui c'è anche una concezione, appunto come ho detto prima, della origine dell'uomo che ha fatto dire nell'Ottocento, ha fatto guardare a Marini come addirittura un precursore di Darwin, perché non crede Marini nelle specie fisse, nella necessità delle specie, e soprattutto in un dialogo del Terminandis lascia intendere che l'uomo potrebbe essere il frutto del putredine, il frutto casuale, della putredine di scimmie, porci e rane. Cioè l'uomo è nato per caso e cioè, nei costumi e nella sua carne, nella sua costituzione fisica ricorda questi animali. C'è tutta poi un'invettiva contro la magia, l'astrologia, che ad esempio lo differenzia molto dalla filosofia rinascimentale. Questo Marini è molto lontano dall'ermetismo, da certe interpretazioni di Giordano Bruno. Infatti la grande studiosa di Giordano Bruno, lei cita soltanto una volta Marini, ma per dire sostanzialmente che mentre la biografia ricorda molto quella di Giordano Bruno, in realtà il pensiero è molto differente. Nel Settecento il pensiero di Marini verrà interpretato come una forma di panteismo. Grandi filosofi come Herder, Lessing guarderanno a Marini come una sorta di Spinoza de litera. Nell'Ottocento poi col positivismo e con anche la riscoperta di Giordano Bruno a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, i due filosofi, Bruno e Marini, diventeranno quasi due, uno l'alter ego dell'altro, tant'è che nel monumento a Marini in Campo dei Fiori è possibile ammirare un medaglione, nel monumento a Giordano Bruno in Campo dei Fiori è possibile ammirare un medaglione dedicato a Marini. Qui oggi abbiamo una serie di rarità valignane. Dario Coliva, un bibliofilo che da qualche anno si sta specializzando sulla figura di Marini, e ha allestito una collezione privata che è unica nel suo genere, perché ha delle copie molto rare e preziose di opere di Marini o che parlano di Marini. Tra l'altro ha anche scoperto due anni fa un ritratto per molti secoli sconosciuto di Marini, ora vi racconterà la storia, e possiede le versioni originali, le copie originali di tutti i ritratti di Marini, cosa che è di una grande rarità. Ora direi di fare, ecco, vedere queste meraviglie variniane per poi ritornare a alcuni passaggi per rileggere poi alcuni brani di opere di Marini che saranno in qualche modo richiamati da Della Coliva nella sua esposizione. Per il momento grazie. Buonasera a tutti. Quindi nel frattempo il computer gira, sono incantato. Allora, io non sono un esperto di filosofia, ma sono un bibliofilo, un collezionista di libri rari, di libri antichi. Io normalmente inizio i miei interventi parlando della bellezza dei libri antichi, della loro preziosità. Però questa volta non voglio parlare del fatto che i libri antichi, a differenza dei libri moderni, che sono prodotti industriali, sono prodotti con materiali molto preziosi, con lente e tecniche manuali, che ne fanno dei prodotti di alto artigianato, se non addirittura, in alcuni casi, dei prodotti artistici. Però invece voglio parlare di una mania che hanno, ecco qui, un attimo solo,
una mania che hanno i bibliofili di andare di collezionare, alcuni bibliofili, di collezionare i libri cosiddetti rari. Ma perché un libro è raro? Un libro è raro perché magari è stato pubblicato in pochissime copie, perché il tempo ne ha fatto scempio, perché è diventato raro, perché è stato scientemente perseguitato da persone, istituzioni che non lo apprezzavano. Nel corso dei secoli sappiamo che il potere politico e il potere religioso ha vietato alcuni libri, li ha vietati, li ha censurati, in alcuni casi li ha anche bruciati. Allora, quello che vedete qui è un'immagine di uno dei libri. E vedete che in basso c'è, ci sono dei versetti dagli Atti degli Apostoli che dicono che quelli che furono colpiti dalla predicazione di Paolo ad Efeso andarono a bruciare i libri empi in piazza. Bene, questa è un'immagine che a noi uomini e donne del XXI secolo fa abbastanza orrore, no? Però per chi l'ha pensato invece era un'immagine edificante, perché infatti è l'antiporta incisa del celebre indice dei libri proibiti. E in questo libro Vanini si trova in ottima compagnia, perché c'è Spinoza, c'è Kant, c'è Cartesio, c'è Locke, ci sono Copernico e Galileo, insomma c'è l'enciclopedia, c'è Beccaria con i diritti delle pene, quindi tutto ciò che il pensiero occidentale era chiuso qui dentro. Infatti, paradossalmente, questo libro in stati che non credo fuori dall'Italia si è stato utilizzato come consigli per acquisti. Cosa compro? Lo vedo l'elenco e magari c'è qualcosa di interessante da comprare. E ecco qui, quindi parlando dei libri empi, ecco qui una copia originale dell'Anfiteatro, il primo libro di pubblicato da Vanini, stampato a Lione nel 1615. Quindi noi non potremo mai saperlo, però possiamo immaginare che questo momento è stato proprio toccato da Vanini, o forse era sul tavolo dei giudici che lo condannavano a morte. E successivamente il pensiero di Vanini, come vi ha detto Mario, ha sempre interessato gli intellettuali. Si è sempre parlato di Vanini, ma bisognava parlare di Vanini in una maniera, stando ben attenti, e si poteva parlare di Vanini che a un certo punto pubblicare, fargli veramente giustizia pubblicando, ripubblicando le sue opere. Questo era veramente una cosa troppo difficile da fare. Infatti avremo solo 230 anni dopo una seconda edizione, questa è la seconda edizione stampata a Parigi e anche tradotta in francese. Ma c'erano dei sistemi per parlare di Vanini in maniera da evitare problemi. E questi stratagemmi sono anche a volte geniali e divertenti. E quello che vedete qui è il monumento tipografico all'illuminismo, no? È la celebre enciclopedia di Diderot e d'Alembert. E questa è la prima edizione stampata a Parigi nel 1751, il primo volume del 51, seguiranno gli altri. Bene, se andate alla voce no, per cercare Vanini non lo troverete. E forse è stato dimenticato dagli enciclopedisti? No, perché se andate alla Tinto Risano, il paese di origine di Vanini, troverete che Borgo del Regno di Napoli, dove nacque nel 1585 Vanini, che all'età di 34 anni, nel 1619, fu imprigionato, e poi continua per tre pagine di enciclopedia nel parlare di Vanini. Quindi è uno sporco trucco per parlare di Vanini senza farlo in maniera spudorata. È servito per evitare la censura dell'enciclopedia? Non tanto, perché poi ecco qui la bolla di Damnatio per Proibizio di Clemente XIII che vieta l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, ma comunque alla fine ebbe comunque un grande successo l'enciclopedia, fu venduta in molte copie. Un altro trucco. Allora, vediamo anche questo libro. L'apologia di Giulio Cesare Vanino, napoletano nel senso non della città di Napoli, ma del regno di Napoli, stampato a Cosmopoli nel 1712. Allora, la cosa strana di questo frontespizio è
E il nome dell'autore dov'è? Non c'è. E poi dove si trova Cosmopoli? È chiaramente un nome inventato. È un libro stampato alla macchia per evitare problemi. Adesso noi sappiamo che è stato stampato ad Amsterdam. E ancora il pensiero verminiano finisce in altre opere. Qui per esempio abbiamo un'opera famigerata, non celebre, ma direi famigerata. Qui ci vorrebbe un sottofondo musicale stile Dario Argento, perché questo è il libro che è stato considerato più pericoloso che sia mai stato scritto. È il De Tribus Impostori, questo è il trattato dei tre impostori. La storia di questo libro è pazzesca. È quello che si chiama pseudobiblio, è uno di quelli che si chiamano pseudobiblio, cioè quei libri di cui tutti parlano come se esistessero, ma in verità non esistono. Accusato di aver scritto quest'opera, nel corso dal Medioevo in poi, sono stati tanti pensatori eterodossi, da Federico II di Svevia a Giordano Bruno, a Campanella e anche Vanini. Ma questo chiaramente non era vero, non era vero perché il libro non esisteva. Non esisteva finché qualcuno, all'inizio del Settecento, non decide effettivamente di pubblicarlo. E nel pubblicarlo mette qualcosa del pensiero di Vanini. Poi per confondere veramente le acque, appone una falsa data di stampa, 1598, ma non è vero, il libro è stato pubblicato all'inizio del Settecento. E per aggiungere confusione alla confusione esiste una versione in francese che non è lo stesso libro ed è ancora maggiormente tributaria al pensiero di Vanini. Quindi è molto interessante questo fenomeno per cui un libro passa dal mondo della fantasia al mondo della realtà. E per fare un esempio scherzoso io faccio questo esempio qui, dove Il Manuale delle Giovani Marmotte è un libro che nasce dalla fantasia di Disney, delle storie della Disney, ma poi negli anni 70 qualcuno decide effettivamente, la Disney stessa decide di pubblicarlo, e quindi è un esempio di libro di pseudobiblio che passa dal mondo della fantasia al mondo della realtà. Qui siamo al Festival della Scienza e della Filosofia, non siamo da poco poi, perché sennò potremmo fare un paragone tra i tre impostori e le tre marmotte, però sono solo coincidenze, non credo. Ma per fortuna siamo al Festival della Scienza, quindi possiamo andare avanti. Questo è un'opera molto famosa di un filosofo estremo del Settecento, un materialista estremo, si chiama Lamentini, e l'uomo macchina, l'uomo visto come un automa, privo di anima. E anche questo pensatore deve qualcosa del suo pensiero a Vanini. E qui c'è una storia interessante ed è questa, che il libro è vietatissimo, lo macina è vietatissimo. E qui vedete una meravigliosa biblioteca, guardate quanto è bella, è un salone lungo 50 metri, tappezzato dal pavimento al soffitto di libri antichi. È la biblioteca Casanatense a Roma, si può visitare. Il paradiso del bibliofilo. Era la biblioteca dei domenicani che ricoprivano alti incarichi all'interno dell'Inquisizione, della Congregazione dell'Indice dei Libri Proibiti. Conseguentemente molti libri vietati, finivano sugli scaffali di questa biblioteca. E i domenicani avevano un sistema per identificare la pericolosità del libro, cioè apponevano uno, due o tre croce a seconda che il libro fosse pericoloso, molto pericoloso o pericolosissimo. Bene, la copia dell'Home Machine conservata all'interno di questa biblioteca ha stranamente 5 croci, quindi completamente purificata. Adesso invece voglio parlare di un'altra cosa. Normalmente quando noi, se io vi dovessi citare Galileo, Napoleone o Beethoven, probabilmente voi immaginereste subito il loro ritratto, il loro volto. Si può dire la stessa cosa per Vanini? Si può immaginare il suo volto, cioè si conosce un suo ritratto? Bene, nell'Ottocento circolava un'immagine simile a questa. Questa è dell'inizio dell'Ottocento. Un Vanini di bell'aspetto,
un aspetto molto francese, lo direi, molto romantico anche. Questa immagine ha avuto estremamente successo, tant'è che poi la ritroviamo in tutto l'Ottocento, qua siamo già verso la fine dell'Ottocento. Questo è un busto che si trova nella biblioteca di Lecce, questo è un busto che si trova nel Parco di Lecce. Ma poi questa figura vi ricorda qualcuno? A me sì. Ah, scusate, c'è anche un'altra immagine. Ne ha parlato prima Mario. Questo è il medaglione che si trova sul basamento della statua di Giordano Bruno. Dicevo, c'è una figura che mi viene in mente guardando questa immagine? A me viene in mente D'Artagnan. Cioè, è chiaramente un'immagine di fantasia. Come una persona dell'Ottocento poteva vedere un giovane del Seicento. Abbiamo invece delle immagini precedenti che sono state scoperte, sono state dimenticate. La prima è, questo è un grosso tomo di teologia tedesco della fine del Seicento. Guardate, la immagine in su, adesso la ingrandiamo, eccola qui. C'è un Cristo che calpesta cinque nemici di Cristo. I nomi sono giù, sono Celso, Porfirio, Giuliano, Luciano e Vanimus. Quindi Vanimus potrebbe essere lui. Peccato che però le teste sono sette, quindi i nomi sono cinque. Quindi non, chissà se corrisponde a quello o un altro, ma chiaramente aveva i suoi intenti caricaturali. Finché nel 1930 uno studioso francese di Vanimus, si chiama Namer, provvistando tra le polverose carte della biblioteca di Parigi, scopre questa incisione. Pensate all'emozione di uno studioso che si trova finalmente al cospetto di Vanini, c'è scritto in basso, Giulio Cesare Vanini, Taurisano, Napoletano, cioè del Regno di Napoli. Quindi, grande emozione, aveva ragione, è il vero ritratto di Vanini? No. Perché negli anni 60 un altro studioso scopre che questa immagine è stata presa da una rivista tedesca dell'inizio del Seicento, quindi 100 anni dopo la morte di Vanini. E infatti, io suppongo, come potete immaginare, mi sembra una persona di 34 anni, io suppongo che l'incisore sapeva solo che era un filosofo ed era del Regno di Napoli, incisore tedesco. Quindi ha detto, un filosofo gli faccio la fronte spaziosa, e del Regno di Napoli lo faccio Bruno e Ricciolino, come un meridionale. Beh, questa è una storia interessante, ma io, è un'immagine molto rara, a un certo punto la vedo in vendita in una libreria antiquaria tedesca, e quando mi arriva il pacchetto a casa io trovo questa immagine qui, che gli assomiglia. Non è la stessa, in basso c'è scritto Principe degli Alti, scrisse molte opere, poi dopo tanto viaggiare, finalmente a Tolosa gli fu tagliata la lingua sacrilega e fu bruciato vivo e la cenere fu sparsa nell'aria. Bene, questa immagine era assolutamente sconosciuta e cosa curiosa, perché comunque ci sono stati tanti studiosi che hanno cercato reperti daniniani, chiamiamoli così. Quindi adesso bisognava scoprire l'origine di questa incisione. Poteva essere questo un vero ritratto di Vanini su cui poi hanno copiato quella che ho fatto vedere prima? C'è l'ultimo rigo che mi è stato d'aiuto per scoprire l'origine. Ex collezione Friedrich Rotscholzi di Norimberga. Però dovevo scoprire chi era questo signor Friedrich Rotscholzi di Norimberga. Ho scoperto che era uno stampatore e anche erudito e scrittore egli stesso di Norimberga, che ha scritto tantissimo di biografia, anche di alchimia, e amava inserire all'interno dei libri le ritratti di personaggi illustri. Bene, questa è un'immagine rarissima, non era mai stata scoperta prima, era stata dimenticata, l'ho scoperta io. Va bene, ma quante sono le possibilità di scoprire dopo la prima una seconda copia di questa immagine? Bassissime. Io faccio sempre questo paragone, che è come lanciare la moneta e farla cadere sul bordo. Ebbene, è successa una cosa stranissima. A un mese dalla scoperta della prima incisione, vedo in un catalogo di una libreria antiquaria di
Bilbao, in Spagna, un'opera che gli mancava di venire nello Schramm, cioè un'opera tedesca di inizio del 700 in cui si parla della vita e degli scritti di Vanini. Nella descrizione dei libri antiquari c'era scritto che l'opera la possiede anche il ritratto di Vanini. Io ho detto, io l'opera la conosco bene, il ritratto di Vanini in quell'opera non c'è. Mi sono fatto mandare una scansione, e questa è la via dello Schramm, ed eccolo qua. C'era all'interno un ritratto di Vanini. Io avevo scoperto nel frattempo che il ritratto di Vanini era stato ideato da Frederick Rothschild, questo editore di Norimberga, e messo in un libro rarissimo che ho trovato ad Heidelberg, una copia trovata ad Heidelberg, che non era questa. Cosa ci faceva un'altra copia del ritratto di Vanini all'interno dell'opera dello Schramm? Veramente strano. Bene, il libro, che è qui con me adesso, è dotato di un ex libris. No, gli ex libris sono dei cartoncini di carta con su il nome inciso, il nome del proprietario, oppure anche il blasone del proprietario. Ebbene, che cos'è? Qual era l'ex libris di questo libro? Eccolo qua. Ex biblioteca Federici Lotciozzi. Cioè questo, copia, è il libro personale dello stampatore di Norimberga. Era nella sua biblioteca personale, quindi possiamo immaginare che Rothschild abbia letto lo Schramm, si sia infatuato della figura di Vanini, abbia deciso di incidere, di fare incidere all'inizio del Settecento un altro ritratto, che quindi purtroppo non è il vero ritratto di Vanini, che fino ad ora non è venuto fuori. Dopodiché ha voluto fregiare il suo libro personale di lo Schramm con il ritratto che aveva fatto, quindi l'aveva fatto legare, aggiungere la sua copia. Ignoro, quindi è una cosa rarissima, veramente uno scherzo di destino quasi, che l'abbia scoperto a distanza dalla prima, a poca distanza dalla prima incisione, e adesso poi l'ho comprato ed è qui con me. Ignoro totalmente come dopo due secoli sia finito da uno scaffale di Norimberga a una libreria antiquaria di Bilbao, ma diciamo l'importante è che adesso sia qui con noi e voi possiate ammirarlo. Grazie. Vorrei aggiungere che la bibliografia varignana comprende circa 9.000 titoli, oltre 50 libri. Soprattutto nel 600, 700 e 800 ci sono tantissimi titoli e moltissimi riferimenti a Vanini, al suo pensiero, come ha fatto vedere Dario Acquaviva, in maniera non sempre chiara ed esplicita si è fatto riferimento a Vanini. Un caso emblematico è quello di Descartes, che si è dovuto sempre difendere dall'accusa di essere un altro Vanini. C'è addirittura una testimonianza tutta da verificare, anzi probabilmente sarà oggetto di ricerche nei prossimi mesi ed anni, c'è il rapporto tra Vanini e Descartes. C'è una testimonianza secondo cui Merzel avrebbe chiesto a Descartes di scrivere le sue meditazioni per rispondere al razionalismo vaniniano, il razionalismo che demolisce le verità di fede dell'esistenza di Dio, dell'esistenza e immortalità dell'anima, e che quindi occorresse un nuovo razionalismo per rifondare queste verità di fede. Un altro personaggio che ha dato grande spazio alla figura di Vanini è stato sicuramente Schopenhauer, che lo cita 13 volte nelle sue opere, lo definisce addirittura in un'opera un suo predecessore, e ha nei confronti di Vanini molte parole a volte anche molto commoventi. Una frase su tutte mi fa piacere ricordare è quella che recita così: quando sento quello che è stato fatto a Vanini, in nome di Dio mi viene voglia di bestemmiare questo Dio. Vanini geniale e profondo. E, appunto, Schopenhauer è stato forse colui che per primo ha compreso il funzionamento del meccanismo
i contesti protettivi di Marini e il suo modo di nascondere le sue idee. E, idee che sono poi esplose nel Luminismo. Dorbach, lo stesso Voltaire, che da un lato critica Marini, ricordo che la voce ateo-ateismo del dizionario è praticamente dedicata a Marini, anche se per Voltaire Marini non meritava il ruolo perché tutto sommato non era eretico, non era lunatico. Ma poi c'è un'altra voce che poi non è stata mai inserita, contraddizione in cui invece Voltaire riprende la definizione dell'esistenza del Dio di Marini e mostra come questa definizione sia in realtà, come ha giustamente rilevato un grande studioso di Marini, Andrei Novitsky, una prova ontologica della non esistenza di Dio. Perché Marini, tra l'altro, demolisce tutte le prove dell'esistenza di Dio, da quella fisica a quella ontologica, critica tutte queste prove per poi portare avanti una sua prova che è stata giustamente considerata una beffa, perché per Marini l'unica prova in grado di testimoniare l'esistenza di Dio è il fatto che, per farla breve, il nome è divisibile per due. Qui trova una stratagemma per dividere il nome per due, scrive tre pagine su questo e dice che questa è la dimostrazione, l'unica vera dimostrazione dell'esistenza di Dio. E lo stile di Marini ha anche una forte componente ironica, distaccatoria. È un personaggio che messo in paragone lo studioso di Nietzsche, Schopenhauer, il suo associamento, ha pubblicato un saggio su Marini che lui contesta l'interpretazione artistica delle opere di Marini per farne sostanzialmente un batterista che linea con l'interpretazione del settecentesco. Di sicuro è stato un razionalista, se ricordo dobbiamo utilizzare un'etichetta, un razionalista radicale, naturalmente di fronte alla ragione e all'esperienza alcun limite, tanto più metafisico o soprannaturale. E in questo il suo contributo alla demolizione di una certa tradizione filosofica minimale della rinascita è stato fondamentale. Non so se ci sono domande. No, grazie. No, grazie a voi. Se siete curiosi dei libri potete vederli da vicino, avvicinarvi. Posso una cosa? Sì, no? Sì. Marini viene anche ripreso da Israel nel Radical Alignment, quando Israel spiega che il vero illuminismo radicale non è l'illuminismo che noi chiamiamo illuminismo, quindi l'illuminismo che sfocia in Kant, ma è piuttosto che l'illuminismo sotterraneo che va oltre Cartesio e che quindi passa attraverso questi panteisti nascosti come Panini, come Campanella in alcuni momenti, come Spinoza appunto, e tutta la tradizione francese del 700-800. Naturalmente faceva riferimento ai testi anche di Panini. Infatti non vi nascondo che io sono arrivato a Panini, pur essendo leccese di fatto, e avendo studiato al liceo Panini, sono uscito dal liceo senza praticamente sapere che fosse questo Panini. Poi mi sono arrivato a Firenze e mi sono specializzato sulla letteratura clandestina del 600 e del 700, questi 250 circa manoscritti clandestini, in cui il riferimento a Panini è costante. E appunto anche del Vicus Impostorius, nelle sue due versioni, una nelle offensive contro Maometto, Mosè e Cristo, addirittura in quel caso sì, si può parlare di plagio perché vengono presi copiati e incollati dei brani di Marini, quindi la presenza di Marini nella letteratura clandestina è molto significativa. C'è qualcuno che vuole intervenire? Altrimenti ringraziamo di nuovo Mario Carparelli e Dario Aviva per questo, perlomeno perché se ne parli, no? di Marini. Beh, sì, adesso. Perché si apra uno spazio di riscoperta anche.
così come tutta quella tradizione a cui facevo riferimento all'inizio, che forse sarà dimenticata per una radicalità così forte. Certamente. Grazie. Occasioni come queste sono preziose perché anche venire citato lì una storia della filosofia, una enciclopedia fino a qualche anno fa non era scontato, e adesso finalmente, grazie a 50 anni di studi portati avanti, come dicevo prima, soprattutto in Polonia, in Italia e in Francia, questo personaggio è stato riscoperto e oggi ci sono tutte le condizioni per poter essere studiato meglio. Quindi speriamo che sempre più studenti e studiosi si dedichino a Vanini, ma anche in generale alla tradizione cristiana. Mi facevi riferimento. Grazie. Grazie. Buona serata.